Whirlpool, oggi un incontro tra sigle sindacali e Lega per evitare gli esuberi a fine anno. L'assemblea del Partito Democratico ha eletto i nuovi reggenti in attesa del nome del nuovo segretario comunale. Furto all'interno della palestra Alfieri, rubate chiavi, soldi, acqua, cibo e abbigliamento. Per lo sport, l'Avellino non ha messo in Serie B, la Robur continua a crederci. Questo e molto altro all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Siena TV. Apriamo con la Whirlpool. Oggi si è svolto un tavolo in comune tra tutte le sigle sindacali, l'amministrazione comunale e la Lega. In primo piano il rischio che il 7 di gennaio i cancelli della Whirlpool rimangano chiusi per 143 lavoratori. Sentiamo. Sperando che ci sia la proroga degli ammortizzatori sociali, che è l'emergenza per poter traghettare il 31 dicembre 2012, quello che vorremmo dalla Whirlpool è ridiscutere un nuovo piano industriale che preveda investimenti sul sito di Siena, tali da poter assorbire tutti i 143 esuberi che sono stati dichiarati nell'incontro a maggio al Ministero. Da lavoratore della Whirlpool, in questi anni sicuramente i cambiamenti si sono visti e a suo fine sono stati proprio lavoratori. Certamente, noi avevamo uno stabilimento che faceva 865.000 pezzi, siamo arrivati proprio al top, avevamo 3 turni di lavoro e adesso ci siamo ridotti a 350.000, 330.000, insomma è una cosa veramente molto, molto brutta. Ho visto andare via un sacco di colleghi, perché l'unica cosa che funziona in realtà sono i famosi incentivi all'esodo, ti danno un po' di soldi per andare via. Mi accorgo che la gestione generale del gruppo Whirlpool, noi siamo in questa situazione non per colpa di un destino cinico e baro, ma per colpa di iniziative sbagliate, insomma, che sono state fatte dal gruppo Whirlpool. E le congiunture che loro lamentano ce l'hanno anche la concorrenza. La prima necessità è che questa possibilità di avere, diciamo, ancora una deroga agli amministratori si renda concreta, anche grazie all'aiuto del tavolo che oggi abbiamo avuto con il gruppo della Lega, per fare opera, diciamo, verso il Ministero dello Sviluppo Economico, per aprire un tavolo di confronto vero dove si possa aprire questa prospettiva. L'altra è quella che la Whirlpool presenti su Siena in modo specifico un piano industriale più preciso e più dettagliato e che possa dare delle risposte serie e concrete alle aspettative di tutti i lavoratori. È urgente trovare i fondi per garantire un ammortizzatore sociale, perché è umiliante per un lavoratore arrivare a fine mese e non avere, diciamo, il sostentamento economico, è brutto. Però insieme a questo bisogna comunque dare un'impronta, una svolta a un'azienda che deve tornare produttiva. Il dato di fatto è che per la prima volta abbiamo partecipato a un tavolo istituzionale dove, al tavolo aperto con tutte le sigle sindacali, abbiamo discusso appunto in maniera costruttiva di come affrontare anche in prospettiva, insieme alle forze politiche senesi, la crisi che sta investendo questa fondamentale azienda per il territorio senese. Bene, ripercorriamo adesso le vicende che da febbraio hanno interessato per l'appunto l'organico senese della Whirlpool. Appena 2 mesi dopo aver festeggiato i 50 anni dello stabilimento senese in Pompa Magna, alla presenza delle più alte autorità del territorio, la Whirlpool ha reso nota una crisi di dimensioni più che importanti. Nel piano industriale 2018-2021 dell'industria, infatti, sono previsti 143 esuberi per lo stabilimento senese, dove si producono congelatori. La fabbrica al momento impiega 400 addetti e, come sostengono i Cobas, si trova attualmente nella condizione di lavorare 5 ore al giorno, con chiusure degli impianti mediamente di 5 giorni al mese e con degli stipendi che, compresi gli ammortizzatori sociali, non arrivano a 1.000 euro e con la certezza che al 31 dicembre 2018 scadrà ogni forma di ammortizzatore sociale. Gli esuberi infatti erano stati paventati a febbraio dal presidente della regione toscana Enrico Rossi. Proprio la regione infatti aveva erogato alla Whirlpool nel 2013 un finanziamento di 5 milioni di euro a fronte di un investimento di 8 milioni per lo sviluppo di progetti innovativi. Tali ammortizzatori quinquennali sono quindi in scadenza al termine del 2018.
L'ex sindaco Bruno Valentini il 7 giugno scorso aveva allora inviato una lettera aperta al ministro del lavoro Luigi Di Maio chiedendo un impegno del governo per finanziare la proroga degli ammortizzatori sociali e per garantire i posti di lavoro a rischio e allo stesso tempo di farsi promotore presso l'azienda Whirlpool affinché presenti un nuovo piano industriale in grado di assorbire totalmente gli esuberi dichiarati. Ed ecco che cosa ha dichiarato la Lega in proposito. Sono soddisfatto di aver partecipato al primo evento rilevante del nostro gruppo consiliare dopo la vittoria delle amministrative. Il primo evento è centrato sul tema lavoro, perché il tema lavoro sarà uno degli argomenti fondamentali dell'azione consiliare qui a Siena, come lo è in Regione Toscana e come lo è oggi in Parlamento da quando finalmente siamo al governo. Siamo molto preoccupati per la crisi di Whirlpool, abbiamo ascoltato attentamente tutte le sigle sindacali che sono state presenti al nostro incontro di oggi insieme con il sindaco Luigi De Mossi, abbiamo recepito le istanze e siamo anche noi perplessi riguardo a un piano industriale che di fatto ha visto contrarre i pezzi prodotti a Siena, si dovevano essere 500.000 congelatori, in realtà si arriva a 330.000 congelatori e siamo anche d'accordo per la istanza di prorogare, di valutare seriamente la possibilità di una proroga per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali che sono in scadenza il 31 dicembre del 2018. Quindi siamo attenti a questa crisi così come lo siamo per altre crisi della nostra regione in quanto riguarda le crisi aziendali appunto e siamo assolutamente consapevoli che una delle occasioni per poter parlare seriamente di questo argomento sarà il dibattito al prossimo Consiglio regionale sulla comunicazione del Presidente Rossi proprio sulle crisi aziendali. Passiamo adesso alla politica. Dopo le dimissioni dell'assessore Nicoletta Cardini in quota Lega, il carroccio continua a prendere tempo. Queste le parole in proposito di Marco Casucci, consigliere regionale Lega. La Lega esprimerà il proprio nome e sarà un nome che troverà assolutamente il gradimento della città. Noi siamo certi che siamo il motore trainante anche di questa amministrazione e siamo pronti a fare la nostra parte. Sono stati definiti dall'Assemblea del Partito Democratico Senese i nuovi reggenti in attesa dell'elezione del nuovo segretario comunale. Intanto scatta l'espulsione per chi ha sostenuto durante le amministrative compagini differenti. Il servizio di Simona Sassetti. Sono stati definiti dall'Assemblea del Partito Democratico Senese i nuovi reggenti in attesa dell'elezione del nuovo segretario comunale. Ad aprire una consultazione nei vari circoli per definire il nome che avrà il compito di rilanciare il Partito Democratico da un momento di stallo saranno Gianni Guazzi, area Vigni, Stefano Bonacci, area Orlandiana e Massimo Cava, area Scaramelli. L'assemblea si è svolta ieri sera in un clima di fermento e rammarico vista la situazione locale e attuale del Partito Democratico. Sul piatto l'analisi del voto ma anche la ricostruzione del PD, ricostruzione che dovrà elaborare la reggenza cercando un nome unitario e condiviso dalle varie anime. Assente all'assemblea l'area cecuziana in disaccordo con l'analisi sul voto. Inoltre è scattata la procedura di espulsione degli iscritti al Partito Democratico che hanno sostenuto schieramenti diversi, tra cui il candidato sindaco Alessandro Pinciani. Nuova direttiva del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle manifestazioni di pubblico spettacolo e storiche. Ridimensionati costi ed eccessi burocratici. Diversi politici senesi che però ritengono di essere fautori di ciò. Simona Sassetti. Più flessibilità al Comune di Siena nella gestione del Palio ed è subito caccia alla paternità del risultato. Si fa subito sentire Fratelli d'Italia che in una nota stampa dichiara di aver sposato la battaglia fin dall'inizio con una mozione alla Camera che ha definito le priorità delle tradizioni locali. Il ministro dell'Interno ha raccolto l'appello di Fratelli d'Italia e ha modificato le norme previste dalla circolare Gabrielli, afferma in una nota stampa Fratelli d'Italia. È una vittoria del buonsenso, è una vittoria dei sindaci e degli amministratori locali, è una vittoria di tutte quelle realtà locali che difendono le tradizioni. A fare suo il risultato però è anche il primo cittadino. Questo è un altro esempio di buona pratica nei rapporti fra Siena e il governo. De Mossi dunque vuole evidenziare che l'ottenimento della flessibilità è arrivato grazie ai suoi stretti rapporti con Roma. I partiti sono uno strumento importante per portare al governo le stanze del nostro territorio, afferma. Ringrazio il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sensibilità dimostrata nei confronti anche delle nostre tradizioni e il sottosegretario Alvimi
Viminale, senatore Stefano Candiani e l'onorevole Nicola Molteni per il lavoro svolto. Ringrazio poi, affermo ancora De Mossi, l'onorevole Giorgia Meloni e l'onorevole Giovanni Donzelli, che si è speso molto in questa battaglia per la modifica di una circolare che influiva moltissimo sul palio. Questo è un altro esempio di buona pratica nei rapporti tra Senato e Governo. Tutti in fila dunque per prendersi il merito e l'applauso della piazza, fila nella quale si è messo anche l'ex sindaco Valentini, che rivendica il ruolo avuto come amministratore e come ANCI per l'ottenimento della nuova direttiva sulle misure di safety. Un provvedimento molto atteso, afferma Valentini, per salvaguardare tanti eventi e manifestazioni in tutta Italia. L'ANCI e tanti sindaci premevano da tempo e ci sono state anche iniziative parlamentari di maggioranza e minoranza per norme più elastiche che consentissero di rispettare le tradizioni storiche e culturali delle nostre comunità. Il nuovo impianto normativo rimane comunque complesso, ma si accentuano le possibilità di flessibilità a livello locale. Nel dettaglio, infatti, il sindaco De Mossi avrà flessibilità nel definire l'eventuale numero chiuso e inoltre verrà aggirata la misura che imponeva una distanza di sicurezza tra pubblico e cavalli. Al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si deciderà se modificare o cancellare il numero chiuso in piazza. Furto e ingenti danni alla palestra dell'associazione Primo Salto. I ladri hanno agito a colpo sicuro nel tardo pomeriggio di ieri. Il servizio. Hanno rubato chiavi, soldi, acqua, cibo e abbigliamento nella palestra Alfieri, un furto inspiegabile che ha colpito l'associazione Primo Salto. Nel tardo pomeriggio alcuni malviventi, sfondando la porta di sicurezza, hanno fatto irruzione all'interno della palestra della ex scuola Alfieri, gestita dall'associazione Primo Salto, per rubare i pochi soldi lasciati all'interno della segreteria. Si tratta di 50 euro le chiavi per poter utilizzare il materiale, tutto l'abbigliamento, il portatile e anche il rifornimento di cibo e acqua. Secondo il gestore della palestra, Claudio Doretti, i malviventi sono andati a colpo sicuro. Come danni hanno portato via veramente niente, perché poi noi in palestra teniamo a livello di soldi pochissimo, quindi quantificabile veramente in qualche decina di euro. Hanno fatto danni, nel senso che hanno rotto la porta d'ingresso con il maniglione antipanico, hanno rotto la porta della segreteria, rovinato un computer che oltretutto non hanno nemmeno rubato, hanno semplicemente utilizzato come frisbee, e portato via del materiale sportivo, una sacca di palloni, una dei tappetini, e quindi a livello di materiale dell'abbigliamento che poi abbiamo ritrovato distrutto all'interno della scuola attenente. E tanta rabbia, perché comunque sono sacrifici grossi che facciamo, però c'è anche tanta voglia di ripartire. Già da ora sono venuti i genitori a darci una mano, abbiamo rimesso a posto, perché comunque la cosa migliore è ritornare alla normalità rapidamente, quindi risistemare tutto, rimettere a posto quello che è possibile rimettere a posto, in attesa di poter risistemare i danni più ingenti con il tempo. Aggressione ad un contradaiolo, il questore applica le misure antimafia, gli interessati non potranno fare ritorno a Siena per i prossimi 3 anni, il servizio di Andrea Radi. Pugno duro del questore nei confronti dei 5 ragazzi che la notte del 5 agosto dello scorso anno aggredirono 3 contradaioli durante una serata della fiera gastronomica alla Pania. I ragazzi, provenienti da Firenze, Empoli e Pontedera, avevano selvaggiamente picchiato 3 giovani. Ad avere la peggio fu un contradaiolo, che riportò una frattura alla mandibola. Per gli aggressori, la divisione polizia anticrimine ha emesso, su disposizione del questore Maurizio Piccolotti, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nella città di Siena per 3 anni. L'attività di indagine, con particolare riferimento alla ricerca dei testimoni, è stata resa più complicata a causa della fama che accompagna il gruppo, persone note e conosciute anche per fatti analoghi. Per quei fatti, gli aggressori sono chiamati a rispondere davanti al Tribunale di Siena e rischiano una condanna fino a 7 anni di reclusione. Università degli Studi di Siena e Confcommercio, cresce la sinergia, nuove iniziative di formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il servizio di Veronica Costa. Cresce la collaborazione tra l'Università di Siena e Confcommercio, infatti questa mattina è stato firmato il protocollo di intesa dal rettore dell'Università di Siena Francesco Frati e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini. L'obiettivo è quello di lavorare soprattutto sui bandi commercio, turismo e servizi. L'Università degli Studi di Siena e Confcommercio Siena collabora
lavoreranno per attivare nuove iniziative di formazione destinata al mercato del lavoro. Sì, si tratta di un protocollo d'intesa siglato dall'Università di Siena assieme a Confcommercio che permetterà alle due istituzioni di collaborare per andare ad intercettare dei finanziamenti forniti al sistema economico italiano e che possono essere utilizzati per attivare attività di formazione professionale e formazione continua per i dipendenti delle imprese del territorio. L'università ovviamente partecipa mettendo a disposizione le competenze dei propri docenti, dei propri professori, dei propri dipartimenti, penso al tema del marketing, penso al tema del diritto del lavoro, del diritto commerciale, del turismo e a molti altri temi su cui i docenti dell'università per loro vocazione professionale possono contribuire efficacemente. Sì, direi che è una prosecuzione di un percorso che ormai Confcommercio ha iniziato con l'università, siamo partiti un anno insieme, è proseguito con gli enti bilaterali con cui già stiamo collaborando e oggi abbiamo firmato questo protocollo d'intesa di collaborazione nel fondo interprofessionale forte, uno dei fondi nazionali più importanti abbiamo in Italia, considerate che nei bandi che sono usciti proprio qualche giorno fa abbiamo a disposizione quest'anno nei vari settori 72 milioni di euro. Sempre durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, i due enti hanno anche annunciato l'edizione 2019 del Wine in Siena. Sentiamo. Tra le collaborazioni tra Università di Siena e Confcommercio, anche Wine in Siena, che viene ospitato anche in una delle sedi dell'Università. Wine in Siena è un modo per creare nuove opportunità di sviluppo e crescita ed è un importante esempio di sinergia che proseguirà nell'edizione 2019, ha affermato il Rettore Francesco Frati. È stata confermata l'edizione di Wine in Siena 2019, adesso stiamo discutendo i dettagli. È cambiata l'amministrazione comunale, quindi dovremo confrontarci con il nuovo sindaco, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini. Negli anni questa collaborazione con il Comune aveva ottenuto un buon successo e spero che tutto sia confermato. Per quanto riguarda il complesso del Santa Maria della Scala, ha aggiunto Stefano Bernardini, l'accordo con l'ex sindaco Valentini era di poter usare Palazzo Squarcialupi, quindi la disponibilità del Comune c'era. Adesso incontreremo un nuovo sindaco per sapere se potremo considerarlo come una nuova location per il Wine in Siena. Ecco, tra le varie collaborazioni ho parlato proprio di Wine in Siena, se ne è parlato anche questa mattina, un evento che sta avendo un ottimo successo e quindi è stato anche confermato per il prossimo anno. Sì, è stato confermato, stiamo naturalmente definendo determinati tipi di dettagli, è cambiata l'amministrazione comunale, quindi ci dovremo confrontare con il nuovo sindaco e spero di poter incontrare a breve. Già negli anni passati questa collaborazione con il comune aveva ottenuto un buon successo, spero che tutto quello che avevamo fatto negli anni passati sia confermato. Quel Santa Maria e l'accordo che avevamo fatto l'anno scorso con l'ex sindaco Valentini era quello di poter utilizzare Palazzo Squarcialupi, quindi credo che su questo la disponibilità il Comune ce l'aveva data, vediamo l'incontro del nuovo sindaco se potremo considerarlo come una nuova location per il Wine in Siena 2019. È tempo di vacanze estive, se il mare resta la meta preferita, aumentano i viaggi verso le capitali europee per poi fuggire al mare in inverno. Sentiamo. Come tutti gli anni, questo è il periodo nostro dove lavoriamo di più e infatti quest'anno abbiamo avuto tante persone, soprattutto Grecia e anche tanta Sardegna. Il maggior periodo per le prenotazioni chiaramente è luglio-agosto, ora quando la gente parte di più, però abbiamo anche delle buone partenze per i mesi invernali. Gennaio-febbraio la gente preferisce interrompere l'inverno al caldo. Quest'anno noi abbiamo avuto molte partenze per gli Stati Uniti, quindi in estate tante persone fanno il tour California oppure New York, abbiamo avuto diverse richieste, gli Stati Uniti attirano sempre. Una crescita o una diminuzione rispetto agli anni passati a livello di prenotazione in generale? Ma secondo me siamo in linea con l'anno scorso, forse leggermente viaggi un po' più lunghi, appunto lungo raggio. Noi vendiamo più viaggi di lungo raggio in inverno, ma comunque c'è sempre chi va anche al mare d'estate.
No, non solo spiagge, ma anche soprattutto Europa, perché con le compagnie low cost ora si va un po' in tutta Europa, per cui anche viaggi molto più itineranti, per cui magari 2 o 3 capitali europee spostandosi con il treno o con mezzi propri, per cui non solo mare, no, anche soprattutto Nord Europa negli ultimi tempi. Ecco, si nota una differenza nelle prenotazioni tra i mesi estivi e gli altri mesi dell'anno? Sinceramente no, per noi è una continuità. Le persone preferiscono il mare più d'estate o magari fare una fuga invernale in un posto caldo? No, preferiscono fare la fuga invernale in un posto caldo, sicuramente. Sempre città europee in estate? Per le vacanze ti devo dire la verità, mi piace più un posto di mare. D'inverno invece è più bello Siena. Sabato a Bratislava, devo andare 2 giorni a salutare un amico in Erasmus, non amo moltissimo il mare. Ma l'estate è anche il periodo dell'anno in cui concedersi un buon libro, ma quanto e cosa leggono i senesi? L'abbiamo chiesto alle librerie della città. In questo momento la numero uno è La ragazza con la Leica, vincitrice del premio Strega, seguita da Malvaldi, A bocce ferme, De Giovanni, Il purgatorio dell'angelo e Camilleri IV, e poi tutto il resto lo vedete, anche un bel titolo della Feltrinelli, La felicità del cactus, l'esordio dell'anno secondo i librai inglesi. Tutti i generi, dai romanzi un pochino più, diciamo, un po' più corposi, un pochino più importanti, a quelli proprio alle letture tipicamente estive, romanzi rosa. Beh, sicuramente i tascabili per via del loro formato, del prezzo agevole, sono libri che si portano dappertutto, si possono stropicciare sulla spiaggia, non si sciupano. Poi va tantissimo l'ultimo di Camilleri, Il metodo Catalanotti, va tantissimo il premio Strega, La ragazza con la Leica. Ecco, leggono più le donne o gli uomini? Le donne, devo dire, sì, le donne, e moltissimo leggono i bambini. Devo dire, il giallo è sempre uno zoccolo duro, ha un seguito di lettori forte e regge molto, quello sì, sempre, soprattutto in estate, perché è il momento quello più di evasione, quindi il giallo si presta bene a ogni genere di lettore. Tra i libri più letti, come ogni estate, che esce la novità di Camilleri. Uno dei più letti è sicuramente il nuovo libro con il commissario Montalbano. Poi anche Malvaldi, un autore toscano, anche lui è molto amato perlomeno dai nostri lettori, ma penso anche in generale. E poi, in seguito alla vittoria del premio Strega, ma comunque è un libro che avevamo venduto bene anche prima perché era piaciuto, questo qua, La ragazza con la Leica, e La scomparsa di Stephanie Meyer. Generi, come si è visto dai libri più venduti, è sicuramente il genere il giallo o il thriller. Passiamo adesso alla provincia, il consigliere regionale Simone Bezzini è tornato a parlare dell'area della Fabbrichina a Colle Valdelsa. L'amministrazione non ha coinvolto i cittadini, sentiamo. Il consigliere regionale del Partito Democratico Simone Bezzini torna a parlare della vicenda della Fabbrichina di Colle Valdelsa, rivendicando la richiesta espressa dal PD di un maggiore coinvolgimento della cittadinanza su una questione che ha tenuto banco per anni. Il PD collegiano ha parlato di mancanza di partecipazione proprio nel momento in cui decisioni fondamentali sono state prese dall'amministrazione, vedi il piano particolareggiato e, sottolinea Bezzini, per capire se fosse il caso o meno di abbandonare alcune progettualità che davano funzioni pubbliche in quel territorio. Sì, il PD di Colle ha, secondo me, giustamente segnalato alcuni elementi che forse potevano essere approfonditi. È chiaro che lì c'è un problema, insomma c'è un problema che deriva dalla storia di quella vicenda, e probabilmente c'era bisogno di più di partecipazione, di coinvolgimento, di discussione anche con i cittadini per capire se bisognava o meno abbandonare anche alcune progettualità che in passato puntavano a dare delle funzioni pubbliche in quel territorio, per andare, diciamo, a ricercare una soluzione per tamponare le criticità che in quella parte di città ci sono. Ecco, quindi credo che abbia fatto bene il PD a segnalare questo bisogno di maggiore coinvolgimento, di maggiore partecipazione su una scelta importantissima per la comunità.
Il vice sindaco di Colle Valdezza, Lodovico Andreucci, visti i problemi dell'impianto di risalita, lancia la proposta: altro ascensore nella zona del Bacio. Come collegare in maniera rapida, efficiente e soprattutto continuativa la parte alta di Colle Valdelsa con quella bassa? Non un argomento da poco, perché interessa residenti, ma anche turisti. Il sistema di risalita, che aveva dato problemi nelle ultime settimane per il quale sono stati necessari degli interventi di manutenzione, diventa occasione di confronto per un tema che il vice sindaco Lodovico Andreucci lancia in maniera costruttiva su Facebook. La questione mobilità ed accessi nella parte alta della città apre una discussione immensa e dalle tante, scrive Andreucci. Ad esempio, continua il vice sindaco, una famiglia munita di passeggino, un diversamente abile, una volta parcheggiato a Bacio o sotto Santa Caterina, trova delle difficoltà per accedere alla parte alta della città, e qui entrano in gioco sia la proposta di Andreucci che le difficoltà oggettive dell'impianto di risalita per poter smaltire una mole di lavoro inizialmente non preventivata. Anche per questo Andreucci parla di valorizzazione e rigenerare tutta l'area di Bacio attraverso l'implementamento di parcheggi a vocazione turistica e per i residenti di Castello e Borgo, e creare un accesso meccanizzato che arrivi direttamente in Piazza Duomo o in Santa Caterina, oppure entrambe. Secondo il vice sindaco, una rigenerazione dell'area del Bacio con molta probabilità non solo creerebbe un servizio per valorizzare maggiormente il centro storico, ma alleggerirebbe anche l'utilizzo dell'ascensore del Baluardo, che per usura e troppo utilizzo ogni anno ha bisogno di manutenzioni costose. Passiamo adesso alla pagina sportiva. La FIGC si è espressa negativamente sull'ammissione dell'Avellino in Serie B per l'annata 2018-2019. Tale situazione permetterebbe il ripescaggio di un'altra squadra dalla Lega Pro, aumentando così le possibilità di essere ripescata della Robur. Nulla è però ancora certo, infatti l'Avellino può ancora presentare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Intanto i bianconeri continuano a lavorare in vista dell'inizio della stagione. Sentiamo Andrea Radi. È in corso ormai da quasi una settimana il ritiro a Castel del Piano per la Robur, che ieri è scesa in campo per il primo test amichevole della stagione contro il Neania. I ragazzi di Mister Mignani si sono imposti per 3-0, con i gol di Arrigoni, Sensitivi e Perri. Nel primo tempo, in campo tutti i neoacquisti bianconeri, dal portiere Nardi ai difensori Romagnoli e Rossi, fino ad Arrigoni, autore della rete che ha sbloccato il match, e Cianci. Mentre sul campo la Robur continua a lavorare, è ancora incerta la categoria che i bianconeri disputeranno la prossima stagione. È notizia di oggi, infatti, il rifiuto della FIGC riguardo all'ammissione dell'Avellino alla prossima Serie B, che rende i campani la terza squadra esclusa dal campionato cadetto. Questa esclusione porterebbe ad un terzo ripescaggio, e la graduatoria, anche se non è stata ancora resa ufficiale, sembra vedere i propri bianconeri al terzo posto, alle spalle di Novara e Catania. Ancora tutto da scrivere, però, perché una eventuale decurtazione di punti dello scorso campionato del Cesena o il ricorso della Ternana potrebbero nuovamente modificare l'ordine dei ripescaggi. Al di là della partita di oggi ha poco valore, perché comunque nella prima parte, nel primo tempo abbiamo giocato con quelli un po' più grandi, nel secondo tempo con i ragazzi della Beretti che hanno fatto molto bene. Le sensazioni sono sulla prima settimana di lavoro, dove c'è tanta volontà e voglia di mettersi a disposizione, per cui sono sicuramente positive. Non è semplice, nel senso che c'è questo momento d'impasse dove anche noi non abbiamo la possibilità di rimpinguare magari la rosa, perché stiamo aspettando tutti quanti delle decisioni che per noi possono diventare importantissime, però lo spirito di quelli che ci sono è quello giusto. Noi abbiamo deciso comunque di partire perché trovavamo corretto farlo, e quindi ci stiamo allenando seriamente con quelli che siamo e con tutta la voglia del mondo di metterci in condizione il prima possibile per poi affrontare la stagione. Ma la prima impressione sono sui ragazzi, sono ragazzi di valore morale importante e sono subito integrati con i compagni e con i ragazzi dell'anno scorso, per cui sono contentissimo che siano qui e ci daranno una mano per il corso della stagione. Dopo l'ufficialità del calendario della prossima stagione, la Emma Villa Siena si prepara per la Superlega. La squadra tornerà a lavorare il 17 di agosto, ma ecco quali saranno i primi incontri.
Comincerà a Trento la prima stagione in Superlega per la Emma Villas Siena. È questo il responso sancito dal calendario del prossimo campionato. A Trento la Emma Villas sarà impegnata il 14 ottobre. La seconda giornata sarà invece in casa al Palaestra. Il 21 ottobre a Siena arriverà Vivo Valencia. La settimana seguente, il 28 ottobre, ancora una gara casalinga per la Emma Villas che ospiterà Sora. È un calendario anche un po' sorprendente. Pensavamo di affrontare subito le squadre considerate accreditate come le più forti. Commenta il presidente della Emma Villas Siena, Gianmarco Bisogno. Potrebbe anche essere un buon calendario, ma dobbiamo essere consci e consapevoli che dovremo affrontare tutte le sfide che vivremo in questa stagione con il giusto piglio. Con le migliori giocheremo in casa nel girone di ritorno. Questo significa che dovremo cercare di fare un buon bottino di punti già nel girone di andata. Affrontiamo adesso questo periodo che porta verso l'inizio ufficiale della stagione. Avremo ancora tanto bisogno del pubblico, della città, dei tifosi e dell'amministrazione. Per noi sarà la prima esperienza nel campionato di Super Lega e quindi necessitiamo di un sostegno e di un supporto ancora maggiori rispetto al passato. Il presidente della Emma Villas Siena, Gianmarco Bisogno, è anche entrato nel consiglio di amministrazione della Superlega. Lo ha sancito una votazione effettuata mercoledì sera nel corso dell'assemblea di Lega, una riunione durante la quale è stata confermata presidente Paola De Micheli. Bene, era questa la nostra ultima notizia, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro canale dove alle 21 andrà in onda Dilettando, Dilettanti allo Sbaraglio, uno spettacolo itinerante per le piazze toscane, mentre alle 23 andrà in onda Di Corse, Cavalli e Fantini con la nostra Eleonora Mainò. Con questo è veramente tutto, vi auguriamo una buona serata.